Benvenuti al secondo appuntamento del Live in Club, il nuovo salotto live ideato e realizzato nel Club Studios. Il Living è un'innovativa vetrina musicale che dà spazio ad artisti emergenti di tutta Italia in un appuntamento mensile che va parzialmente in diretta streaming e in forma integrale sulla nostra web TV. Eclettica, eccentrica e con talento da vendere. Da Bologna, ospite di oggi è Roberta Giallo. Cantautrice, autrice, performer teatrale e scrittrice. Alle spalle centinaia di live in tutta Italia, palchi importanti e collaborazioni illustri. Lucio Dalla, Simona Molinari, Samuele Bersani e molti altri. Ospite a Radio 2, affezionata del Roxy Bar di Red Ronnie. Partecipa anche a Edicola Fiore, condotta da Rosario Fiorello. Lavora a colonne sonore per alcune produzioni cinematografiche, come Il cuore grande delle ragazze di Pupi Avati. Vincitrice del premio Bindi 2017 ed una settimana prima del nostro Living porta a casa il premio dei premi al MEI di Faenza. Quando è uscito il suo primo album, L'oscurità di Guillaume, a gennaio, qualcuno disse che era una cantautrice da tener d'occhio. Signore e signori, buon Living a tutti con Roberta Giallo. E pa para 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 pa para 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 pa 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 ri 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 pa para 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 pa para 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 pa 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 pa. Galileo avvistò per caso una vela e su Newton cadde in testa una mela. E in base al volo degli uccelli, sì, si prevedevano giorni brutti e belli. In aria, preparerò la mia impresa straordinaria. In aria, ti urlerò che non mi sposerò. Le idee sono nell'aria e lo dimostra l'arte culinaria. Tu sei la mela che addenterei, sei il bocconcino che assaggerei. Le idee sono nell'aria e lo conferma l'arte visionaria. Tu sei il miraggio per cui svenirei, sei lo stregone a cui crederei. Rei, 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 pa du 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 pa pa da pa da pa da pa di pa da pa da pa da pa 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 di 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 pa pa da pa da pa da pa pa da pa da pa da pa 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 pa. La mia intenzione sarà temeraria come un paracadutista nell'aria, ma di sicuro non è temporanea la mia idea di volare, nata spontanea dall'aria, dall'aria. Guarderò te che mi aspetterai dal basso e mi dirai attenta stai ed evita di cadermi addosso. Le idee sono nell'aria e lo dimostra l'arte culinaria. Tu sei la mela che addenterei, sei il bocconcino che assaggerei. Le idee sono nell'aria e lo conferma l'arte visionaria. Tu sei il miraggio per cui svenirei, sei lo stregone a cui crederei. Rei, 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 lu. Dimostra l'arte culinaria. Tu sei la mela che addenterei, sei il bocconcino che assaggerei. Le idee sono nell'aria e lo conferma l'arte visionaria. Tu sei il miraggio per cui svenirei, sei lo stregone a cui crederei. Rei, 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 pa du 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 pa 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 di 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 pa 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 pa. Papà, c'è chi si ispira e poi chi copia chi. Ispira e poi chi copia chi. Si ispira e poi chi copia. Pa 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 p
non siate timidi, mi raccomando. Questa canzone, che è una canzone fortunata perché mi ha permesso di vincere il premio Bindi, ma anche il premio dei premi più recentemente al MEI di Faenza, ed è stato veramente un onore per me, parla appunto della differenza tra il copiare e l'essere ispirati, che secondo me nel mondo dell'arte fa la differenza, perché l'arte, questa continuità di riferimenti, è un qualcosa che chiaramente assorbe la vita degli altri artisti, ma anche la vita di tutti i giorni, però va rielaborata, e quindi c'è chi copia e c'è chi è ispirato, e secondo me in qualche modo la genialità nasce da chi è ispirato ma non copia. E detto questo, non voglio iniziare da bacchettona, per carità, anzi io sono una sostenitrice della creatività a tutti i livelli, e vorrei però passare da questa canzone, appunto Le idee sono nell'aria, che è una canzone appunto che immagina la canzone stessa come possano nascere le idee, passare invece a una canzone contenuta nel mio ultimo album, L'oscurità di Guillaume, che è un disco dove ho pensato di mettere me stessa. Cioè, ho messo me stessa in questo disco, una storia d'amore che ho vissuto, reale, purtroppo ahimè dal finale non bellissimo, insomma non felice, e proprio per questo forse ho scritto delle canzoni, spesso scrivo quando piango. E vorrei essere molto rapida e lasciar passare la musica, ma questo è l'intervento un po' più lungo che vi dà modo di capire quello che seguirà. Questa canzone che voglio proporvi si intitola Non amarmi due secondi, e in qualche modo descrive quell'istante in cui, compresi, avendo visto questo ragazzo, poi l'oscurità di Guillaume, sto parlando appunto di Guillaume, questo ragazzo francese bellissimo, dal quale rimasi folgorata, che cominciò a scrivermi poi da Parigi, e io ebbi la sensazione, il momento stesso in cui lo incontrai, il timore di non poterlo rivedere mai più. E quindi nacque questa canzone, che si intitola Non amarmi due secondi, dopo questo colpo di fulmine che mi spezzò il cuore. La tua bellezza mi piace tanto, e non ci posso fare niente. La tua bellezza è disarmante, ed io la vorrei sfiorare per poterla ricordare attraverso le cellule delle mie mani. Sì, per poterla imprimere dentro a tutte le cellule di queste mani. Si piange sempre per la bellezza, tu non lo sai, sei commovente. Si sei toccante come quel film per cui ho speso tante lacrime. Io vorrei che il nostro film fosse allora sprovvisto di una fine. Poi vorrei fermare il tempo, condensarli in un momento. Tutta la più rara e la più cattiva. E ora sfumi via così, è probabile che io non ti riveda più. Ooh.
due secondi. Prova solo a fermarti, così che possa sfiorarti e quindi imprimerti dentro le cellule di queste mani. Grazie. E adesso proverò a farvi addentrare dentro questa storia d'amore molto travagliata, appunto, per questo l'oscurità di Guillaume, perché l'amore è un po' come la luna, questa sfera che può rievocare, non so, la terra stessa, anche se piove dalle, la terra, ma la dualità, la duplicità delle cose. C'è un lato sano e un lato malato dentro a tutte le cose, dentro la vita, è così? Cioè, io credo che sia così, non sono ancora diventata una saggia, però credo che appunto dentro ogni sentimento ci sia questo, ci sia del bene, ci sia del male, e la nostra abilità deve essere quella di riuscire a creare un equilibrio tra questi due aspetti. Non si può ridere sempre, non si può piangere sempre, quindi la luna, che è anche stampata tra l'altro sopra il mio CD, la luna, la mia faccia tra l'altro è bianca, anche rotonda, quindi evoca un pochino la luna è chiara, è a volte nera, a volte si eclissa, e quindi questa storia in qualche modo è ben rappresentata simbolicamente dalla luna. Poi esiste anche la luna nera che si gira male, combina dei guai. Vi farò ascoltare adesso un'altra canzone tratta da questo album che si intitola Notte di Luna senza Stelle, e vi do soltanto una chiave di lettura piccola. Ho scritto questa canzone immaginando che cosa? L'amore, ma l'amore proprio nella sua carnalità, cioè l'atto sessuale, e questi due corpi, io parlo Notte di Luna senza Stelle, sono, non c'è traccia di lei sulla tua pelle, la luna in qualche modo siamo noi che riluciamo poeticamente nella notte, perché poi l'amore ci rende poetici, perlomeno a me mi ha reso poetica l'amore. Ho scritto poesie, ho scritto canzoni, e non mi sono quindi fatta mancare il lato poetico nella vita, sebbene a volte ci rende anche ridicoli in qualche modo la poesia, per chi non riesce ad apprezzarla. Ma non fu questo il caso di Guillaume, era un poeta anche lui, scriveva anche lui d'amore, quindi ci siamo trovati. Tra l'altro, essendo francese, riusciva anche a ricoprire di questo esprit di finesse tutte le cose che diceva. E quindi Notte di Luna senza Stelle racconta questo, cioè l'immaginazione, la mia immaginazione che immagina appunto di fare l'amore con Guillaume. E qui lo dico timidamente, anche perché spero si sia conclusa la diretta Facebook, anzi scherzo, così mi sento un po' più a casa, però se ci seguono va benissimo. Luna senza stelle, non c'è traccia di lei sulla tua pelle. Notte di corpi, latte innocenti, coi tuoi occhi cangianti mi catturi e mi accendi, e con ali incoscienti rompi i miei orizzonti. E si sta così bene quando non si teme, tu non hai paura e io sono sicura. Si vive l'amore quando non c'è timore, io ti prendo la mano per portarti più lontano, tu mi rubi il respiro ed io ti assaporo, volteggio sul lenzuolo e siamo già in volo, e da di da di da di da. Di vento, notte di senso, si sfiorano le bocche, sorridono distratte, notte di mani, di dita e sapori, noi plasmiamo gli amori impastandoci cuori, e impastandoci cuori ci scambiamo gli umori. E
si sta così bene quando non si teme. Tu non hai paura e io sono sicura. Si vive l'amore quando non c'è timore. Io ti prendo la mano per portarti più lontano. Tu mi rubi respiro ed io ti assaporo. Oh, volteggio sul lenzuolo e siamo già in volo. E da di da di di. Poeticamente giallo nella notte quando vieni blu. Non c'è il sole ma ci sono io e poi vieni tu. E si sta così bene quando non si teme. Tu non hai paura e io sono sicura. Si vive l'amore quando non c'è timore. Io ti prendo la mano per portarti più lontano. Tu mi rubi respiro ed io ti assaporo. Volteggio sul lenzuolo e siamo già in volo. E da di là. Forse avete indovinato che segue un momento molto triste, la canzone più triste fra tutte queste che vi farò ascoltare. Anzi, stiamo già quasi alla fine, perché poi il Live in Club è bello perché è intenso e non è prolisso. E sono giunta a Giornata No, che lo dice un po' la parola stessa. Lo dice il titolo stesso, parla di una giornata no, e nel mio caso fu la giornata in cui questo amore finì. Non vi svelo come, non vi svelo perché, ma questa persona si oscurò definitivamente in tutti i sensi, e io recuperai dal mio cassetto una canzone preveggente che avevo scritto, e parlava proprio di questo, perché avevo anche scritto un libro d'amore per Guillaume, un libro che non gli ho mai potuto consegnare. Giornata no, no, tutto mi sembra perduto. Giornata no, pare di non aver mai goduto. Ho rinnegato più volte cielo e terra, ed ogni angolo del mondo mi è sembrato in guerra. Poi ho cacciato anche te dalla mia vita, dalla mia stanza, così senza un perché. Devo essere pazza, stanca, quando il giorno prima volevo scriverti un libro per parlarti d'amore e confessarti in lettere ciò che non so dirti a parole. Poi avrei voluto passarti le mie mani tra i capelli e col coraggio che restava leggerti i miei pensieri più bei. Era una giornata no, 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 e mi sembrava persino più freddo fuori. Giornata no, no, anche le canzoni erano rumori. Mi è sembrato più buono neanche il pane, ed ogni singolo progetto mi è sembrato da rifare. Sai che il giorno prima volevo scriverti un libro per parlarti d'amore e confessarti in lettere ciò che non so dirti a parole. Leggerti i miei pensieri più belli. E poi
labbra, e poi magari senza stop baciarti tutta la faccia. E avevi in mano quel libro che parlava d'amore, ma all'improvviso ogni pagina mi è sembrata da strappare, da bruciare, e non ti ho ancora passato le mie mani tra i capelli, e tengo serrati nella testa tutti quei pensieri più belli. Non potrei mai lasciarvi con la tristezza addosso, quindi non so, chi sarà curioso di sapere come è andata a finire questa storia, magari verrà a un mio live, ad un mio concerto, dove avrò modo di raccontare attraverso dei video, attraverso proprio una narrazione sul campo come è andata a finire. E poi però insomma il web è intasato da me e dalle mie cose, quindi ci saranno anche informazioni sulla trama di questa storia. C'è anche qui qualcuno che l'ha vista, insomma, questa, cioè ha vista, sì, l'ha visualizzata probabilmente ascoltando, perché la musica per me è anche, quando è canzone è anche immagine, è anche qualcosa che si può afferrare con lo sguardo, oltre che, se l'artista è bravo, magari anche col cuore. Io spero di avervi regalato qualcosa, non solo con le immagini, ma anche insomma qualcosa che possiate sentire qui, in questo posto che viene identificato più o meno qua. Chissà se il cuore è veramente, non so, lo scrigno dell'anima. E niente, è stato meraviglioso essere qui, anche stare un po' a casa, perché c'è una dimensione molto particolare, e quindi la suggerisco anche ad artisti che conosco. Ma adesso me ne andrò via con un pezzo pazzo, cioè voglio chiudere questa serata anche intima con un po' di follia, perché mi appartiene, e essendo folle mi va anche di fare quest'atto, ma perché comincio ad avere caldo, ma è bello perché in genere io ho freddo, avevo freddo, ho rotto le scatole da subito con l'aria condizionata, non la voglio! E infatti è stato un bene non averla. E adesso vi saluto con Via di Qua, che è un pezzo che io, tra l'altro, qui c'è Giuseppe, lo sa bene, a Foggia ho già cantato, suonato diverse volte, le altre volte è stato un successo, speriamo insomma anche stasera, speriamo non sia un flop stasera, ecco. E Via di Qua, potete ridere, non potete liberarvi, perché vi vedo insomma belli, giustamente anche una forma di rispetto, ma potete liberarvi, potete muovere il piede, non lo so, questo pezzo deve liberarci tutti, quindi Via di Qua, e con questa canzone vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, vi stringo, Via di Qua. Ben 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 no, no, no che non mi va di rinunciare alla mia libertà. No, no, no che non mi va di avere peli su questa bella lingua. No, no, no che non mi va di essere schiava, padrona, cogliona. Poi, perché cosa, per chi? Io non voglio vincolini. No, no, no che non mi va di ipotecare la mia libertà. No, no, no che non mi va di ipotecare la mia libertà. No, no, no che non mi va di definirmi, di dirmi con tre aggettivi chi o che cosa sono io. Se lo sa, lo sa solo Dio. E vado via di qua. E vado via di qua. E vado via di qua, di qua. Ba-bam-bu. E vado via di qua, di qua. Ba-bam-bu. Ben ben ba-bam. Di-di-di-di-da, i-di-da, i-di-da. No, no, no che non mi va di far l'amante, di far la bella sposa. No, no, no che non mi va di essere santa o peccaminosa. No, no, no che non mi va
di raffinarmi, di usarmi, addolcirmi. Io sono questa qua, è così che mi va. Parole, suoni, libertà. E vado via di qua. E vado via di qua. E vado via di qua, di qua. Ma bam, e vado via di qua, di qua. Ma bam, bam, bam. Non voglio pistole, mi piacciono le viole. Non voglio autoscafi, foto di belle giovani e non sposati. E poi il contrario di tutto, wow. Sì, poi il contrario di tutto, wow. Chi ti ha detto, chi ti ha detto, chi ti ha detto che sei brutto? Chi ti ha detto, chi ti ha detto, chi ti ha detto che sei brutto? E vado via di qua. E vado via di qua. E vado via di qua, di qua. E vado via di qua, di qua. Pa-pam, boom, bam, bam. Pa-pam, bidi-bidi-da. Giri-taka, tiki-tiki-da-giri-ga. Pa-pam, bidi-bidi-da. Giri-taka, tiki-tiki-da-giri-ga. Pa-pam, bidi-bidi-da. Udi-di-da, du-da, du-da, du. Bidi-bidi-da, du-du-du. Ed è così che si conclude il Live in Club. Grazie a tutti e alla prossima puntata. No, 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 che non mi va. Di avere peli su questa bella lingua. No, 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 che non mi va. Di essere schiava, padrona, cogliona. Poi...